Ciao! Oggi vi mostrerò come realizzare una fatina in pasta di zucchero con l'ausilio di pochissimi strumenti. La pasta di zucchero che andremo ad usare è una pasta da modeling o da modellaggio, perché la pasta da modellaggio è la più adatta per l'utilizzo della creazione di bambole in 3D. La pasta che useremo oggi è in quattro colori diversi, sono colori già pronti. Useremo la pasta bianca, la pasta pelle, un verde chiaro ottenuto da un verde foglia mescolato con un po' di bianco ed il rosso. Gli strumenti per poterla realizzare saranno due pennellini in gomma, uno a punta arrotondata, uno a punta conica, due modelling tool, un contour e un veiner tool, un dotter con micro ball tool, un cutter, pennellini, uno stecco di bambù, degli stuzzicadenti, dei venatori per foglie in silicone, dei coloranti alimentari. Ci servirà inoltre una base in polistirolo della misura di 20 x 20 cm e una base in polistirolo di diametro 10 cm, alte entrambe 5 cm. Il viso che realizzeremo sarà molto simile a questo. Per la realizzazione del viso si parte creando una pallina in pasta di zucchero leggermente ovalizzata. Andremo a mescolare la pasta e a creare una pallina senza segni. Le daremo una forma leggermente ovale e la lasceremo raffreddare. Il tempo di raffreddamento varia a seconda della temperatura delle mani di chi sta utilizzando la pasta. Io di solito la faccio raffreddare una anche 2 ore a temperatura ambiente senza coprirla. L'importante è che la pasta torni a temperatura ambiente per una buona riuscita della tridimensionalità del viso. Cominciamo con il realizzare le gambe della fatina. Partiremo da una forma leggermente conica allungata, normalmente io la chiamo carota. Andremo a creare una carotina o un cono allungato, perché così ci è più semplice modellare piede, caviglia, polpaccio, ginocchio e coscia. Queste parti della gamba non hanno tutte lo stesso diametro, per questo si parte da una forma più idonea a quello che dobbiamo realizzare. Per primo andremo a separare la parte della caviglia dal resto della gamba. Lo possiamo fare sia sul tavolo sia sulle mani, in questo modo. Con un dito andremo a creare un incavo che ci permetterà di realizzare la caviglia. Dobbiamo avere questo risultato. Questa è la bozza di una caviglia. Poi dobbiamo realizzare il ginocchio. Il dietro del ginocchio va realizzato sempre con un dito. La pasta deve essere lasciata raffreddare un pochino per poterla modellare senza nessun problema. Se usiamo la pasta morbida, non riusciremo mai a modellare una gamba. Usando un dito che può essere il mignolo o l'indice, andiamo a creare un altro incavo. Questa è la bozza di una gamba. Andiamo a sistemare leggermente le
i gonfiori che si sono formati con l'utilizzo delle mani, perché le gambe non hanno queste scanalature, questi scalini. Li sistemeremo con il palmo della mano, quindi non con le dita perché possono lasciare segni, ma con il palmo della mano, e faremo in questo modo, premendo con delicatezza sulla pasta di zucchero. Si inizia a formare la coscia. E faremo lo stesso sulla gambina, in questo modo. Premeremo con il palmo per creare la coscia. Attenzione alla pressione delle mani, le mani devono essere molto delicate. Andiamo a creare praticamente la coscetta, la coscia, il retro della coscia. Per il polpaccio facciamo la stessa cosa. In caso vi venga difficile realizzarla in questo modo, potete prenderla tra le mani e facendo pressione solo nel punto che vi interessa assottigliare, andate a formare praticamente la parte inferiore della coscia. Mi raccomando di lasciare più spessa la parte superiore e più sottile quella vicino al ginocchio. Davanti dovremo avere più o meno questo risultato. Si deve vedere la differenza tra coscia, ginocchio, polpaccio e caviglia. Per il polpaccio faremo la stessa cosa, andremo a premere delicatamente con la nostra mano. Se siete destre dovete mettere il piede verso sinistra, se siete mancine andrete a lavorare in quest'altro modo. Io sono destra e lavoro così. Potete anche lisciare la pasta con le dita ed allungare il polpaccio. Il risultato, passandolo poi tra il palmo delle mani, deve essere tridimensionale. Dobbiamo avere una gamba tridimensionale. Per la creazione del piedino useremo il cutter. Taglieremo una parte di pasta, ottenendo questo risultato. Modellare il piedino bisogna premere sulla parte superiore del dorso del piede e premere al di sotto per togliere il taglio che abbiamo creato, lisciando con le dita, accarezzando la pasta. Non bisogna mai essere molto aggressivi con la pasta di zucchero, ma sempre molto delicati. Tutto ciò che viene buttato giù, che viene schiacciato, non si può riportare poi su. Sto lisciando il sotto del piedino dove ho creato il taglio per creare la pianta del piede. Modello il dorso e con le dita premo sulla punta, tirandola verso l'alto. Vado a dare una forma elegante al piedino. Delicatamente creo la punta. Ho creato una gamba che adesso andrò a piegare. Per piegare prendo la coscia in una mano e la gamba nell'altra e do una spinta sul davanti della gamba. Ricordiamoci che le gambe non vanno mai, mai, mai curvate. La gamba all'interno ha un osso, quindi deve essere sempre mantenuta dritta. La piego dandole una forma naturale e creando con il dito il ginocchio, la rotula.
Vado a lavorare con le mani senza l'utilizzo di attrezzi, premendo leggermente al di sotto del ginocchio. Liscio per bene, mantenendo il lavoro pulito. Prendo uno stuzzicadenti, lo infilo nella gamba e vado a metterla in posa per darle la possibilità di asciugare. L'altra gamba l'avevo già preparata in precedenza. Metto le gambine ad asciugare, a raffreddare più che asciugare, perché così non perdono la forma. Per il busto prepareremo prima una palla di pasta color pelle. Senza nessun segno. Da questa palla ricaveremo una forma più o meno di una pera. Con le mani andiamo a creare una pera. Siccome dobbiamo tirar fuori anche il bacino, faremo una la divideremo in due sezioni. Una parte inferiore dove creeremo il bacino e una parte superiore dove creeremo il busto. Il busto va schiacciato. La parte superiore del busto è questa. Ora la parte inferiore sarà questa, dove creeremo il bacino. Andiamo ad assottigliare prima di tutto il punto vita. Assottigliamo il punto vita e premiamo con le mani fino a ottenere una parte leggermente curva. Con il dietro che sarà poi il sederino. La parte delle spalle sarà ovviamente piatta. Per la creazione del collo andrò a lavorare sulla parte più larga. Qui verrà fuori collo e spalle. Per il collo farò questo movimento. Spingerò con le dita la pasta verso il centro, molto lentamente e con calma. Mi raccomando, non bisogna creare un collo dalla sezione quadrata, ma un collo dalla sezione rotonda. Si va pian pianino a formare il nostro collo, il collo della nostra fatina. Siate delicate e non forzate molto sulla pasta di zucchero. L'importante è non creare un collo troppo sottile, perché sennò all'inserimento dello stecco di bambù e degli stuzzicadenti che serviranno per reggere la testa, il collo potrebbe spaccarsi o crollare. Per quel che riguarda invece il busto, quindi la parte del petto e del seno, andremo a premere leggermente sulla pasta, spingendo
spingendola un po' verso il basso. La parte superiore del petto è comunque schiacciata rispetto al seno. Dobbiamo ottenere questo primo risultato. Andiamo a modellare al di sotto del seno un po' il busto e spingiamo un po' di pasta verso l'alto. Spingiamo un po' di pasta verso l'alto creando una piccola protuberanza a livello proprio del seno. Voglio ricordare che il seno si trova sul muscolo pettorale e che è sempre al di sotto dell'attaccatura delle braccia, sempre al di sotto dell'attaccatura delle braccia. Con le dita vado a creare due incavi dove poi inserirò le mie braccia. Ecco, per la creazione del seno utilizzerò uno strumento, il Wiener Tool, dalla parte più larga che io chiamo spesso nei miei corsi cucchiaino, proprio perché ha la forma di un cucchiaio. Farò questa operazione facendo attenzione a dividere perfettamente a metà. Creerò un solco al centro del petto. Questo solco mi permetterà di avere la metà giusta per la realizzazione del seno. Con il cucchiaino spingo un po' di pasta verso l'alto. Andando proprio delicatamente a cercare di creare la forma del muscolo pettorale. Con le dita poi, accarezzando la pasta e non schiacciando, ma semplicemente accarezzando, vado a formare la parte destra del seno, liscio al di sotto sul torace, e vado comunque a stringere lateralmente con le dita. Ora facciamo la parte sinistra. Andiamo sempre a creare la forma del muscolo pettorale. E poi lisciando con le dita, senza spingere troppo, quindi senza pizzicare, andiamo semplicemente a togliere gli angoli che si formano con l'utilizzo dell'attrezzo. Quindi andiamo solo a lisciare gli angoli, dando al seno una forma il più naturale possibile e ricordandoci che il seno sulla parte superiore è schiacciato e sotto è arrotondato. Lisciamo bene anche sotto ogni seno per creare appunto il busto in maniera naturale. Tutte queste operazioni vanno fatte con molta delicatezza, perché se no rischiamo di schiacciare troppo la pasta e di dover ricominciare il lavoro. Andiamo a dare una forma più arrotondata sui fianchi e sistemiamo il busto. Per quel che riguarda il bacino, dobbiamo semplicemente creare due incavi facendo due tagli. Lo arrotondiamo per bene e creiamo i tagli dove andremo a inserire poi le gambe.
dobbiamo avere praticamente questo risultato, più o meno questo risultato. Se vogliamo perfezionare il busto, creiamo un piccolo incavo al centro e a livello proprio della vita andiamo a creare l'ombelico con la parte più appuntita del Venier Tool. A questo punto possiamo montare il busto sulle gambe. Prendiamo le gambe preparate in precedenza, che abbiamo fatto raffreddare nella posa che più ci piace. E iniziamo a sistemare il busto sul polistirolo. Lo posizioneremo in maniera nella maniera più naturale possibile. Andiamo ad inserire lo stecco di bambù. Inseriamo lo stecco partendo dal collo e scendendo verso il basso. Ovviamente il busto dovrà essere abbastanza freddo da poter permettere questa operazione. E lo blocchiamo sul supporto in questo modo. Passiamo alla parte anatomica del collo. Il primo segno da fare sul collo è la fossetta al centro delle due clavicole, che viene fatta con lo strumento messo in questo modo e poi sfumando con le dita. Passiamo alle clavicole. Si fa prima la clavicola sinistra e poi si passa a fare la clavicola destra, con lo strumento chiamato cucchiaino. Andiamo a creare poi il muscolo che troviamo accanto sul collo. Questo muscolo si chiama sternocleidomastoideo, parte appunto accanto alla clavicola, vicinissimo alla clavicola. E creiamo l'insenatura interna. Passiamo la prima parte del muscolo, che è quella sinistra. Lo faremo uguale anche a destra. Andiamo oblique verso la parte posteriore del collo. E creiamo anche qui l'insenatura interna in questo modo. Dobbiamo fare in modo che fuoriescano le due parti del muscolo. Ripuliamo bene le insenature e ammorbidiamo tutto con le dita. Ricordatevi di mantenere il collo abbastanza snello e di chiudere soprattutto la parte posteriore, qui dove c'è il trapezio, perché sennò sembra molto muscolosa. Ora prendiamo le gambe che abbiamo preparato in precedenza. Una e due. Andiamo a vedere la posizione più giusta, come poterle montare. Dovremmo andare a tagliare un pezzo di pasta per
inserirla da un lato e dall'altro. Posizioneremo questa gamba al di sotto e questa gamba al di sopra. Con il cutter creiamo un'incisione togliendo la parte di gamba in eccesso. Ripeto, con il cutter facciamo un'incisione togliendo la parte di gamba in eccesso. Modelliamo e vediamo qual è la posizione ideale per far sì che sembri il più naturale possibile. Potremmo metterla in questo modo o in questo modo. Io sto modellando la parte di gamba da inserire nel bacino. Allungo un po' il bacino, preparo la gamba e scendo per vedere la posizione più giusta. Lo posizioneremo così, con la gambina alzata. Teniamo sempre dritte le gambe. Per aiutarci in questa operazione andremo a sistemare uno stuzzicadenti al di sotto del piedino, giusto per la punta del piede. Facciamo lo stesso con l'altra gamba, cercando di darle una posa il più naturale possibile. Tagliamo l'eccesso e modelliamo. Modelliamo e le diamo la forma più giusta. La posizioniamo sistemando il tutto e mettendo anche qui uno stuzzicadenti che ci aiuta a reggere il piede. Una volta posizionate le gambe, andiamo a lisciare con lo strumento le giunture, con strumento e dita, le giunture delle gambe con il bacino. Lo facciamo da tutti e due i lati. E diamo sul fianco delle piccole pieghe per rendere più naturale la posizione. Mi raccomando di usare la parte più arrotondata e non quella appuntita dello strumento Weiner Tool, il cucchiaino. Risistemiamo un po' le spalle. E il nostro corpo è finito. Dopo procederemo con la costruzione delle braccia. Mettiamo della gelatina a freddo nell'incavo delle braccia, da un lato e dall'altro. Mettiamo
Uno stuzzicadenti diviso a metà con la punta inserita all'interno del corpo. Si inserisce la punta all'interno perché mettendola verso l'esterno potrebbe spaccare la spalla della bambolina. Facciamo attenzione a non lasciare molto stuzzicadenti al di fuori del corpo perché potrebbe vedersi nella spalla. Andiamo a metterlo da un lato e dall'altro. Ripassiamo con la gelatina sullo stuzzicadenti. Abbiamo preparato il tutto per attaccare le braccia e ora andiamo a creare le braccia. Prendiamo un pezzo di pasta pelle e mescoliamo fino a togliere tutti i segni. Iniziamo a creare un cilindretto. Per prendere la misura esatta del cilindro, dal quale creeremo poi il braccio, ci regoleremo in questo modo: spalla, bacino. Questa è la misura da cui partire. Modellando si arriverà alla misura giusta del braccio. Abbiamo detto che la misura giusta è spalla, anca, bacino ed è più o meno questa. Tagliamo da un lato. Ricordiamoci di lasciare la parte arrotondata finale proprio per la spalla. Accostiamo l'altro pezzo e tagliamo anche qui. Il braccio è formato da mano, polso, avambraccio, gomito e braccio. Quindi quello che noi dovremo andare a fare adesso è proprio creare i vari pezzi del braccio modellando e facendoli uscire da questo cilindretto. Io lo creo sulla mia mano, vado a staccare il pezzo della mano, lasciando per la creazione della mano proprio il pezzo tagliato, dove ho tagliato con il cutter. Poi braccio e avambraccio sono della stessa dimensione, però la misura la prenderò partendo dalla mano, quindi non da dove ho scavato, dalla mano fino alla spalla. Di questo mi vado a trovare la metà, che è praticamente qui. E scavo ancora. Creo la bozza del braccio. Abbiamo mano, polso, avambraccio, gomito e braccio. Con i due palmi delle mani vado a schiacciare semplicemente e leggermente quello che prima ho preparato e creo il braccio. In questo modo lo faccio anche con l'altro. Mi stacco il pezzo della manina, creo l'insenatura per il gomito e palmo contro palmo vado a modellarmi il braccio facendo una leggera pressione su quello che ho preparato in precedenza. Per quel che riguarda le braccia, si lavora sempre in maniera speculare. Le braccia, come il resto del corpo, sono speculari. Le mani sono speculari. Per quel che riguarda la mano ha una misura che si divide esattamente a metà. Le dita e il palmo sono uguali, sono della stessa misura. Il taglio delle dita va fatto quindi esattamente a metà della palettina della mano, della palettina che creeremo per la mano. Se ci rendiamo conto, tra le dita della mano e il pollice c'è un angolo esatto, preciso di 90 gradi. Questo angolo andrà tolto nella modellazione delle nostre manine. Noi modelleremo le manine in questa posizione. Perché in questa posizione? Perché quando creiamo la palettina per le manine,
si creerà proprio un ventaglietto, ma andiamo a vedere praticamente cosa succede. Vado a premere sul davanti delle due braccia dove dovrò creare appunto le mani e lo faccio in simbiosi contemporaneamente. Creo la palettina che dicevo prima. Come si può vedere, la posizione è più o meno questa. La giro sul rovescio, creo un incavo da un lato e dall'altro. Attenzione a non lasciare troppa sporgenza qui, perché anche se la mano ha una sporgenza che si chiama Monte di Venere, se non sbaglio, non è talmente gonfio da rimanere proprio molto evidente, in maniera evidentissima, ma è abbastanza uniforme con il resto del braccio e del polso. Quindi facciamo attenzione a non gonfiare molto queste due parti. Il taglio va effettuato sempre sulla parte esterna o sulla parte evidente della mano. Se dobbiamo posizionare una mano con il palmo in evidenza, effettueremo i tagli dal lato del palmo. Se dobbiamo posizionare una mano con il dorso in evidenza, effettueremo i tagli dal lato del dorso. Oggi li effettueremo dal lato del dorso perché li posizioneremo appunto da questo lato. La prima cosa da fare è tagliare il pollice a 45 gradi. Lo facciamo da un lato e lo facciamo dall'altro. Poi, come abbiamo già detto, togliamo esattamente 90 gradi di pasta. 90 gradi, ripeto, non di meno. Le palettine dovranno essere così. Per quel che riguarda le dita, abbiamo detto che sono esattamente a metà della misura della mano, cioè, mi spiego meglio, il taglio delle dita è esattamente a metà della misura della mano, come si può vedere. Lo possiamo notare anche chiudendo il pollice, che sono quasi all'altezza del pollice chiuso. Quindi non andremo mai, e dico mai, a tagliare le dita in questo punto, ma sempre sulla metà della palettina. Procediamo con il taglio delle dita. Andiamo a inserire il cutter e scendiamo giù in questo modo. Andiamo a formare una specie di raggiera. Creiamo delle dita portando i tagli tutti verso lo stesso punto. Il mignolino andrà tagliato invece verso l'esterno. Facciamo la stessa cosa anche con la seconda mano. Indice, medio, anulare e mignolo. Se ci accorgiamo che un dito è un po' più lungo degli altri, lo sistemiamo. Allarghiamo le dita e le modelliamo leggermente. Poi modelliamo il pollice e lo rendiamo il più naturale possibile. Infine premiamo nel palmo e creiamo la nostra mano in questo modo. Questa è la prima. Andiamo a sistemare la seconda, modelliamo leggermente le dita. Ricordiamoci che il medio è più lungo delle altre. Modelliamo il pollice e creiamo l'insenatura del palmo della mano. E abbiamo la seconda manina. In questo modo qui. Per posizionare le braccia, taglieremo a 45 gradi la spalla, sia da un lato che dall'altro. Quindi
Una volta che tagliamo il pezzo qui con il cutter, andiamo a posizionare le mani. Inseriamo la spalla al suo posto e posizioniamo il braccio nel modo più naturale possibile. Da un lato e dall'altro. Dita andranno poi posizionate come meglio ci piace, come più ci piace. Se vogliamo, possiamo anche evidenziare lo spazio tra le dita. Con lo strumento andiamo ad allargare leggermente lo spazio tra le dita per renderlo più naturale, più simile alle nostre. Sistemiamo le braccia dando alle spalle una forma armonica con il resto del corpo e lisciamo leggermente la giuntura. Per il vestito utilizzeremo la pasta di zucchero verde preparata in precedenza, dalla quale tireremo fuori delle foglie da venare in questi mold. Stendiamo la pasta con il matterello. E con il cutter andiamo a tirar fuori delle foglie irregolari, senza stampo. Alcune più grandi, alcune più piccole. Ricaviamo le foglie dalla nostra pasta, togliendo tutto l'eccesso. Le passiamo all'interno del mold. Si vede. Le passeremo all'interno del mold. Posizioniamo la fogliolina e con il mold andiamo a creare la venatura. In questo modo. Lo facciamo con tutte.
Ho iniziato a posizionare le foglie per vestirla e adesso continuiamo. Le ho posizionate praticamente a raggiera, però qui vado a chiudere sul fianco in questo modo. Facciamo così. Mettiamo un'altra qui e andiamo a chiudere. Ne mettiamo un'altra che va verso il centro e chiude praticamente sul fianco. Andiamo a rievidenziare le venature della foglia, ove si siano un po' attutite. Prendiamo la pallina che abbiamo creato in precedenza e diamole una forma leggermente ovalizzata. Quando lavoriamo nella creazione di un viso, dobbiamo averlo frontale. Dobbiamo riuscire a vederlo perpendicolarmente. La prima cosa da fare è trovare il centro della pallina. Il centro ci aiuterà a non sbagliare nella realizzazione degli occhi e delle labbra, perché spesso ci possiamo trovare senza fronte oppure senza mento. Se noi partiamo a modellare dal centro, non sbagliamo. Una volta trovato il centro, con le dita andiamo a tirar fuori gli zigomi. Praticamente io scendo con le mie dita perpendicolarmente e lateralmente all'ovale. Liscio per bene la pasta. E vado a tirar fuori la parte delle tempie premendo leggermente e lateralmente sulla testa e creo già lateralmente la parte delle guance che diventeranno zigomi. Al centro premo un po' di più per creare già l'incavo del naso. Di profilo devo vedere già questa forma. Stringiamo per bene la parte superiore della testa, teniamola sempre liscia e stringiamola leggermente, soprattutto sulla zona delle tempie. Creiamo le fossette oculari e creiamo il setto nasale con le dita in questo modo. Lisciamo per bene il tutto, delicatamente, accarezzando la pasta. Andiamo a risistemare il setto nasale e iniziamo già a vedere la parte del naso e delle guance. Di profilo
Già vediamo il nasino. Continuiamo a lisciare sulla fronte e per tirar fuori il nasino spingiamo delicatamente un po' di pasta verso l'alto con il mignolo o con un dito, mantenendo con l'indice e il medio della mano sinistra, spingiamo su un pezzetto di pasta, un pochino di pasta. Dobbiamo ottenere questo risultato, cioè già una piccola parte di naso, una bozza di naso. Spingiamo leggermente con il dito verso il basso. Lisciando. E andiamo a creare adesso le narici. Per le narici utilizzerò il pennello in gomma di cui abbiamo parlato all'inizio e farò due buchini equidistanti tra loro. In questo modo, cercando di non far uscire pasta al di sotto dei due buchini. Riprendo il cucchiaino e spingo indietro le narici, dandogli poi la forma desiderata. Adesso dobbiamo creare le labbra. Abbiamo fatto il naso e creiamo le labbra. Rifiniamo leggermente ai lati del naso con lo strumento a forma di cucchiaino e lisciamo per bene sotto le narici. Per le labbra andrò a cercare due punti che sono i punti di partenza per l'apertura labiale e che di solito coincidono con il centro degli occhi. Cerco di farli alla stessa altezza. Cerchiamo di essere sempre abbastanza simmetriche quando lavoriamo con la pasta di zucchero. Prendo il Wiener Tool e tiro una riga, facendo attenzione a non far sbordare la pasta. Taglio dritto e incido il più possibile. Se mi viene difficile questa operazione, procedo con il bisturi. Vado a tagliare e a portare all'interno l'eccesso di pasta. Faccio molta attenzione a ripulire bene il bordo, o con le dita o con lo strumento. E inizio già a portare un po' di pasta verso l'alto. La raccomandazione che io faccio sempre è di non piegare la pasta verso l'alto, ma semplicemente di schiacciarla, accarezzando con lo strumento. Poi mi porto della pasta dall'alto verso il basso, premendo i lati del naso e spingendo verso il labbro superiore. Creo l'arco di Cupido, che è la parte superiore del labbro. È proprio il disegno del labbro superiore, l'arco di Cupido. E ho quasi ottenuto già il labbro superiore. Andrò adesso ad accarezzare la pasta facendola scendere fino ai bordi delle labbra, in questo modo. Liscio per bene la parte inferiore e con questo pennellino arrotondato vado a creare delle insenature. Da un lato e dall'altro. Spingo al di sotto del labbro e creo il labbro inferiore.
con le dita poi vado a attutire i segni che ho creato, lisciando per bene. Se non bastasse, se tutto questo non bastasse, andrò a sistemare con il pennellino conico appuntito. Con il bisturi vado a risistemarmi invece la linea centrale. Liscio ancora con il pennellino conico e porto verso l'alto il labbro. Rifinisco il contorno con il pennellino arrotondato. Tutta la parte attorno alle labbra deve scendere giù. Le uniche due parti che sporgono su un profilo sono appunto il naso e le labbra. Quindi tutto ciò che deve scendere giù è attorno a queste due parti. Accarezzo e sistemo. A questo punto devo tirar fuori la mandibola. La mandibola crea praticamente il mento, è la parte che crea il mento. Vado a prendere una misura sotto le labbra, che sia giusta per creare un mento che non sia né troppo grande né troppo piccolo, e mi tiro una linea laterale obliqua in questo modo, da un lato e dall'altro. Questa riga mi aiuta a capire dov'è il limite della mandibola. Premo leggermente con le dita fino ad arrivare davanti, dove pizzicherò un po' di più la pasta. Proprio al centro del mento pizzico di più la pasta, in questo modo. Con il cutter creo un taglio dritto, dritto nel senso che devo lasciare una parte di testa che mi servirà poi da appoggiare sul collo. A questo punto, con le mani, con le dita, premo sotto il mento e tiro fuori la mandibola. Risistemo il viso e inizio a vedere proprio la faccia quasi completa. Mi manca adesso far uscire fuori gli zigomi. Per far uscire gli zigomi mi servirò del mio dito mignolo. Partirò proprio dall'incavo delle labbra e creerò un piccolo solco laterale che va verso le tempie. Liscio con il pollice e attutisco il tutto. Stessa cosa da questo lato. Andiamo a sistemare meglio la parte degli occhi. Ripristiniamo le tempie e assottigliamo la mandibola in questo modo, affinando anche un po' il mento. Passiamo alla parte degli occhi. Per gli occhi mi servirò di questo pennello appuntito per disegnare ciò che sono la palpebra inferiore e la palpebra superiore. Come riferimento prendo le narici, salgo all'altezza degli zigomi, vado a mettermi un puntino.
Faccio lo stesso dall'altro lato e metto un secondo puntino. Inizio a cioè, per gli occhi lavorerò simmetricamente, quindi inizio a crearmi la parte inferiore da questo lato e mi creo la parte inferiore da quest'altro. Devo lavorare simmetricamente per non sbagliare il disegno degli occhi. Gli occhi vanno tenuti sempre all'interno delle tempie, non andranno mai oltre le tempie perché l'orbita è appunto all'interno delle tempie. Mi creo la parte superiore e vado a chiudere. E faccio lo stesso dall'altro lato. Arrivati a questo punto, devo incavare la parte degli occhietti e riempirla di pasta di zucchero bianca. Appunto, dobbiamo incavare la parte degli occhietti, la incaveremo a creare proprio un buchino. Cerchiamo di fare attenzione quando andiamo a creare l'incavo. Non deve deformarsi e non deve diventare gigantesco. Ricordiamoci sempre la parte delle tempie. Lo facciamo da un lato e lo facciamo dall'altro. Scaviamo prima con la punta del Veneer Tool. E poi con il cucchiaino andiamo proprio a tirar fuori la forma dell'occhietto. L'interno non ci interessa, non deve essere preciso, perché verrà comunque riempito di pasta. Cerchiamo di guardare frontalmente sempre la nostra faccina e di notare se ci sono differenze tra un occhio e l'altro. In questo caso dovrò sistemare l'occhio sinistro che è leggermente più corto di quello alla mia destra. Ora sistemo le punte all'interno e prendo della pasta bianca da mettere negli incavi che ho creato. Creo delle piccole gocce. A misura dell'occhio e le inserisco. Da un lato, dall'altro. Creo un piccolo foro nei due punti in cui guarderà la bambola. In questo caso guarderà verso destra. Prendo della pasta colorata, delle piccole palline di pasta colorata e le inserisco all'interno. Sia sul lato destro che su quello sinistro. Portandole al livello della pasta bianca. Prendo un pennarello nero alimentare e creo la pupilla all'interno dell'iride. Le pupille sono sempre equidistanti dal bordo dell'iride.
Con un pennarello azzurro andiamo a creare delle piccole ombre all'interno dell'iride. Enfatizzandone il colore. Con del colorante pesca in polvere andiamo a mettere un po' di blush su entrambe le guance. E sulla puntina del naso. Con lo stesso colorante andremo a creare il trucco. Ricordiamoci di mettere sempre prima l'ombretto e poi di dipingere le ciglia, perché l'ombretto potrebbe opacizzare il nero delle ciglia. Sempre con lo stesso colorante in polvere andiamo a mettere un velo di rossetto. Soffiandone via l'eccesso. In questo modo. Finiamo di truccarla con le ciglia disegnate con il pennarello. Cercando di essere molto delicati da un lato. E dall'altro. Poi prendiamo un filino di gelatina e andiamo a sistemare le eyeliner. Mettiamo un filino di gelatina all'interno dell'occhio. Partendo dall'angolino interno e arrivando all'esterno. La gelatina ci serve per far attaccare per bene i pezzi di pasta di zucchero. Prendiamo della pasta di zucchero nera, la impastiamo e creiamo un piccolo cilindretto appuntito su un lato. Inseriamo la parte più appuntita all'interno dell'occhio e andiamo verso l'esterno. Con il cutter tagliamo dal basso verso l'alto in questo modo. Aiutandoci con lo strumento a punta, sistemiamo la parte interna. Ripetiamo l'operazione anche nell'altro occhio. Per le sopracciglia, con il pennarello, andiamo semplicemente a disegnare da un lato e dall'altro.
Per montare la testa andremo ad inserire un altro stuzzicadenti nel collo per far sì che questa, una volta montata, nella creazione dei capelli non ruoti su se stessa. Ricordiamoci di posizionare la testa sempre con il mento verso il basso. Con del colorante bianco andiamo a creare le luci negli occhi. Mettiamo un puntino più grande e un puntino più piccolo. Le luci saranno simmetriche tra di loro, quindi non speculari, ma parallele. Riempiamo di gelatina a freddo tutta la parte della testa dove andranno attaccati i capelli e anche una parte delle spalle. Con la pasta rossa creiamo una goccia allungata che terminerà a punta. Andiamo a schiacciare questa goccia e prepariamo la parte posteriore dei capelli. Dopo aver preparato la parte posteriore dei capelli, la allunghiamo e creiamo un ricciolo in questo modo. Andiamo a sistemare i capelli sul dietro della bambola. Assottigliamo per bene i bordi e attacchiamo sulle spalle. La gelatina si mette su tutto il percorso dei capelli per far sì che il peso della pasta di zucchero non faccia crollare i capelli verso il basso. Sistemiamo altri ciuffi a piacere. Li blocchiamo con un punto di gelatina.
Mettiamo l'ultimo ciuffetto. E la nostra fatina è terminata. Possiamo aggiungere infine delle foglioline che abbiamo preparato in precedenza. Aiutandoci con il venatore per sistemarle a piacere sui capelli. E con la gelatina. Terminiamo con un paio di foglie da questo lato. Ed ecco la nostra fatina dei boschi. Ora e buon lavoro a tutti.